essere, diciamo, primo grande successo per quanto riguarda la neuroriabilitazione, va bene? Grazie. Ok, e a questo punto ci spostiamo a Milano per incontrare una mamma che combatte ogni giorno per la malattia rara del figlio, vediamo. Oggi vi faccio conoscere una famiglia molto speciale, venite con me. Alessandra, Lorenzo che malattia ha? Lorenzo ha una malattia rara, rarissima, è un caso su un milione di persone, che è il deficit di glutuno. L'abbiamo scoperto quando lui aveva 5 mesi e mezzo, è stato il più piccolo diagnosticato all'epoca in Italia. La diagnosi è arrivata inaspettata, in attesa, ed è stato un cambio radicale nella nostra vita. Non esiste una cura per lui e per gli altri pazienti, ma esiste un trattamento che è questa dieta speciale che si chiama dieta chetogena. È basata fondamentalmente sull'utilizzo di grassi. Il nostro corpo inizia a produrre questi chetoni, da cui il nome, che riescono ad arrivare al cervello di mio figlio e a quindi dargli un po' di nutrimento. Lorenzo non può mangiare né un boccone più né meno di quello previsto. Una dieta che deve essere seguita a vita, perché è l'unico trattamento che può tenere sotto controllo qualche sintomo della malattia. Le crisi epilettiche, un ritardo psicomotorio, disturbi nella parola e nel dormire. Nella vita di tutti i giorni per la famiglia quali limitazioni ci sono? Si deve programmare ogni singola cosa, niente può essere improvvisato. Perché è importante sostenere Telethon? Perché solo la ricerca d'eccellenza può dare un futuro a queste persone.